Pixel è senz'altro il dispositivo del momento, tutti ne parlano, lo stiamo provando sia nella versione base che in quella un po' più grande, ma adesso l'ho messo a confronto con il Galaxy S7, che è probabilmente uno dei best buy di questo 2016, è uscito qualche mese fa, ma gli sta dando qualche filo da torcere. Tra i due intercorrono 7 mesi, ma S7 non sfigura affatto sotto il profilo hardware. Processore Octa-Core Exynos 8990, 4 GB di RAM e un fantastico display Super AMOLED Quad HD da 5.1 pollici. Ingombri oltretutto più contenuti rispetto a Pixel, nonostante a bordo ci sia anche una batteria più capiente da 3000 mAh. Ma Pixel non ci pensa minimamente a rimanere indietro e lo Snapdragon 821 e 4 GB di RAM risponde con un bel display AMOLED da 5 pollici, seppur non luminosissimo, 10 grammi complessivi in meno e due ottimi sensori d'immagini per le fotocamere. Android Marshmallow su S7 è l'ultimissima versione di Nougat su Pixel, probabilmente ancora da tarare a regola d'arte. Non vi propongo alcun freddo benchmark, vediamo come si comporta in occasioni comuni partendo dal web browsing. Condizioni identiche per entrambi, nessuna app in background aperta, sotto stessa rete wifi, apertura delle pagine praticamente identica. Forse Pixel riesce ogni tanto a prevalere in quanto a rapidità, ma sono davvero millisecondi. Ottima velocità di rendering delle pagine, pochi o nulli i lag anche durante la fase di caricamento, rapido su tutti e due anche il doppio tap per il ridimensionamento e la gestione di più tab. Le ricerche su Google e l'apertura di altri siti avviene con la stessa rapidità, magari caricano semplicemente elementi diversi della pagina nei primi istanti, ma davvero la fluidità è massima su questi top gamma, difficile ambire a qualcosa di più. Se ci spostiamo invece sulla home e cominciamo ad aprire più app, vediamo che le cose cambiano leggermente, il Pixel ha uno spunto in più e come possiamo apprezzare da questa breve prova, riesce più o meno sempre ad avere la meglio di qualche istante. Sono dettagli, sia chiaro, difficile accorgersi nell'utilizzo comune, ma è sintomo di come Nougat sia particolarmente rapido in molte delle operazioni base, un vantaggio alla quale si contrappongono bug qua e là come quello che abbiamo sperimentato su Gmail, con la posta in uscita che rimane sporadicamente ferma per diversi minuti senza apparente motivo. C'è da sottolineare che Android Stock è più leggero e scarno della TouchWiz e la cosa non è sempre un vantaggio, vedi, nell'app della fotocamera che è povera come nell'ultimo degli entry level cinesi. Qualità audio molto simile per i due top gamma, cambia di poco la posizione dello speaker sul fondo, ma S7 pare leggermente meglio equalizzato, con Pixel che arriva qualche decibel più su e assicura un suono più limpido ma con più alti. Non c'è una differenza netta, io preferisco il Pixel. Andiamo così ad uno dei punti fondamentali di questo confronto, le fotocamere. 12 megapixel per la posteriore di S7, 12.3 per Pixel, formato quasi identico e prestazioni di rilievo. In questi scatti possiamo osservare le principali differenze, sottolineando che per entrambi ho usato la modalità automatica con HDR attivato, ormai talmente rapido che è assurdo non averlo. Su Pixel specialmente, che usa l'HDR Plus di default per assicurare contrasti da urlo, colori fedeli alla realtà e un'ottima definizione di giorno. La resa con Pixel è migliore, i colori più realistici ed è un piacere scattare foto con il cielo blu in queste giornate autunnali. S7 risulta a confronto un po' sottotono, ma riesce a fare di meglio quando siamo in totale controluce, qui il Pixel soffre infatti di più ed ha anche quel fastidioso lens flare che Google sta risolvendo via software. Non appena cala la luminosità le cose cambiano leggermente, si passa gradualmente da una situazione di parità ad un vantaggio per S7 che, lo ricordiamo, vanta un'ottica più luminosa f1.7. Quest'ultimo ha una tonalità leggermente più calda rispetto a Pixel, che scatta comunque fantastiche foto di notte con una precisione fuori dal comune ma con un po' troppo rumore di fondo quando le condizioni diventano proibitive. Uno svantaggio alla quale non è possibile ovviare visto che all'interno dell'app non c'è la modalità manuale o pro. Google ha implementato l'efficacissima stabilizzazione digitale per la registrazione video, capace di ridurre drasticamente i tremolii, un vantaggio reale per riprese in movimento. Ma rispetto ad S7 paga pegno in quanto a colori e contrasti, il video realizzato da S7 in movimento traballa molto di più, ma per situazioni di relativa calma è preferibile vista la resa complessiva. Breve accenno anche per le fotocamere anteriori, quella del top gamma Google da 8 megapixel è decisamente superiore alla corrispettiva da 5 megapixel montata su S7 e in qualsiasi condizione. Non è solo il livello di dettaglio, ma anche la riproduzione cromatica e il contrasto. Il tasto dolente del Pixel è l'autonomia, in questo caso ho messo a confronto i due smartphone sfruttando DiscoMark. Condizioni identiche per entrambi e display a media luminosità, chiaramente entrambi partivano dal 100% di carica e non avevano altre applicazioni aperte in background, oltre ad essere connesse in Wi-Fi ed essere prive di SIM.
Da questo test possiamo osservare due cose. Il primo è che Pixel è più rapido ad aprire le applicazioni e passare da una all'altra, la cosa evidente. La seconda è che da un uso non realistico il Pixel consuma meno energia. Al termine della prova vanta infatti il 96% di carica contro il 92% di S7. Ma non esulterei troppo, perché nell'utilizzo comune le cose cambiano. Per esperienza diretta di questa settimana con il Pixel, l'autonomia non mi ha affatto soddisfatto e credo sia decisamente inferiore rispetto a S7. Infine bisogna citare la differenza di prezzo, perché se per S7 ci vogliono circa 500 euro, online si trova anche qualcosina in meno. Per il Pixel, la versione base, bisogna spendere 759 euro se lo si acquista in Germania, quindi 250 euro di differenza che suonano quasi come una presa in giro per noi consumatori. Pixel non è infatti impermeabile, ha un'autonomia peggiore, un software ancora da finalizzare. Se da una parte è vero che con Nougat si apre ad un mondo di nuove opzioni, vedi le shortcut e l'assistant su tutti, dall'altra bisogna sottolineare la carenza dell'app della fotocamera nei confronti della rivale su TouchWiz, tra le più complete e funzionali. Insomma, mi dispiace Google, ma se domani dovessi scegliere tra il Pixel e l'S7 sceglierei il top gamma Samsung senza pensarci un attimo. L'assistant vocale non mi basta. Boom, 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 boom. Assistente video luci Stefano Lumetta, e diciamo anche che voglio l'aumento, visto la broncopolmonite con i 6 gradi.